allora, Miracolo a Milano, a parte che l'ho visto girare quando ero bambino, avevo 9 anni, mi trovavo con mio padre in Piazza del Duomo e ho visto girare la scena del tram che arriva e scendono i poveri, insomma. E poi nel cast di Miracolo a Milano c'era un amico di mio nonno, il Nano, Eshur Mungusi, detto Mungusin, che era tra l'altro il pargolo di una famiglia molto ricca di Milano. Non era per niente un pargone, anzi era proprio ricchissimo. Infatti si vestiva sempre dal sarto nella sua vita privata, addirittura c'aveva, mi diceva mio nonno, un fermacravatta con un diamante qua sulla cravatta. Sì. Era proprio un personaggio. E poi tra l'altro era anche un bravo disegnatore, perché mio nonno mi aveva regalato un suo album di disegni e erano veramente belli. Non so che fine abbiano fatto, purtroppo, tra un trasloco e l'altro, sparito nel mondo. Comunque, Eshur Mungusi me lo ricordo.